Andrea, c'è uno tsunami in arrivo! Ripariamoci! Luce, ma che modi, no? Ma ti sembra il modo di... cioè, che ci si comporti così? Che cosa vuoi? La vita è uno schifo, anzi, non serve a nulla vivere, è soltanto una grande sofferenza. Oggi ho scoperto che le mie amiche Giulia e Nicole da una settimana si hanno appuntamento in videochiamata a un gruppetto della terza E e a me non hanno detto niente. Belle amiche, no? Ma dai, non te la prendere così tanto. Ci hai parlato con loro? Magari si sono sentite solo per motivi di scuola. Ma che per motivi di scuola? Loro stanno a chiacchierare tutti i pomeriggi. E poi il prof d'inglese mi ha interrogato per la terza volta consecutiva, anche oggi, sembra ce l'ha proprio con me. E solo questo? No, la mia faccia è tutta piena di brufoli. Non mi piaccio, sono brutta. Dimmi tu che senso ha la mia vita. Sì, brava, chiuditi in camera tua invece di venire qui a parlarne insieme. Ma sai che facciamo? Io e Andrea ti aspettiamo qui. Sì, ho vinto, sono il numero uno, ho sconfitto il leader. Adesso faccio un'altra partita e lo sconfiggerò di nuovo. Smettila, Andrea. Anzi, guarda, smettila proprio di giocare con i videogiochi, eh. Io e la mamma ti abbiamo detto che massimo ci puoi giocare 20 minuti. Oggi è veramente esagerato. Guarda, vai a fare i compiti. Forza, vai! Luce, dai, apri la porta della tua tana! No, è vietato entrare! E le mie amiche sono tutte stupide! Ehi, siete tutti in casa! Vieni Andrea, dammi una mano, mamma, a mettere a posto le cose. Dai, ho comprato un sacco di cose buone, vieni. Arrivo, oggi sono molto contento. Ho vinto 3 partite a Minecraft. Vieni Andrea. Ciao amore. Senti, Luce è chiusa in camera sua, arrabbiatissima. Ha litigato con le sue amiche, crede che il prof di inglese ce l'ha con lei, non si guarda allo specchio per via dei brufoli. Io non sono riuscito a dirle niente. Si prospetta una serata, vedi un po' te se riesci a parlarci, perché io non so che dirle. Ma dai Carlo, ma penso che sia normale la sua età, dai! È normale che abbia questi giorni di crisi, non credi? Quando ci sono tante cose che vanno storte, rischiamo di farci prendere dallo sconforto. Pensiamo che la nostra vita non abbia più un senso. Tieni. E quindi che facciamo? Tieni. Spesso le situazioni della vita ci ostacolano, ci deludono e ci portano a credere che la nostra esistenza non abbia un senso. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue radici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. Cerchiamo di essere una famiglia, facciamolo insieme. Forse sono le amiche che l'hanno fatta arrabbiare, babbo. Bravo Andrea, guarda, fai una cosa. Vada a chiamare tu, vai. Se sto così e non sono come le mie amiche, è tutta colpa vostra. Luce, questo non si fa, Luce, questo non si dice. E poi sono brutte e senza amiche. Vedi Luce, nessuno decide di nascere, la vita è un dono del buon Dio, è Lui che ci ha chiamati alla vita. Il miracolo della vita trova in Dio il suo inizio. Sai qual è il dono più bello che io e la mamma abbiamo ricevuto? Siete tu e i ragazzi. Luce, mamma e papà ci vogliono bene, siamo fortunati ad avere la nostra famiglia. Andrea. Ciao papà. Ciao amore, come va il pomeriggio? Ciao tesoro, ma un casino al lavoro, mamma mia. C'è un'aria tesa, Francesca. Dai piani alti ci chiedono sempre di più e non si arriva a fare tutto. Poi sai Enrico, il collega? Sì, sì.
Per lui piove sul bagnato perché ha la moglie che aspetta il secondo figlio. Sì. Oggi è venuto il capo, l'ha chiamato, gli ha detto: guarda, noi dobbiamo fare dei licenziamenti e tu bisogna che inizi a guardarti intorno. Cioè, ma che casino. Mamma mia, Carlo, noi siamo ancora fortunati. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. E Dio, infatti, si serve dell'amore umano vissuto tra uomo e donna per continuare l'opera della creazione. Ehi amore, guarda, ti ricordi quando ci siamo accorti che eri in attesa di luce? Sì, come no, mi ricordo. Poi quella sera hai comprato una torta al cioccolato, l'hai riportata a casa e ce la siamo divorata. Certo. Poi è arrivata Anna e infine Andrea. Mamma mia. Questi tre figli, Carlo, non sono solo fortuna. È grazie a loro che ci sentiamo parte del grande progetto di Dio. Certo che Dio ci ha avuto proprio un bel coraggio, affidarci questi tre figli. State? Bene. Francesca, ti ho riportato le tende che ho appena finito di confezionare. Grazie, ma sarei passata io domani. Dove stanno i miei nipoti? Ho voglia tanto di vederli. Ciao mamma. Ciao Andrea. Con questi apparecchi infernali che portate sulle mani non vi siete neanche accorti che sono arrivata. E dai nonna, fammi finire. Ma Luce, dov'è Luce? Ciao, cerchi Luce? Cerco Luce, sì, dimmi. Luce è arrabbiatissima, sta in camera sua, oggi per lei è stata una giornataccia. Mi dispiace, la sto chiamando, chiamo. Ma probabilmente non ti ha sentita. Luce, Luce, vieni che ho tante cose da raccontarti, poi ti devo fare anche un invito. Vieni, Luce. Eccomi, nonna, ero in camera per stare un po' da sola con i miei pensieri. E tu piuttosto, dove vai vestita così elegante a quest'ora? Sto andando alle prove di canto col coro parrocchiale, perché sai, domenica ci sarà il battesimo. E anche Matteo, il nipote della mia amica Giuseppina, farà questa festa. Anzi, mi hanno invitata, devo proprio andare. Sai, io ricordo il giorno del tuo battesimo. Io ero emozionatissima. Ma tu eri la mia prima nipote. Che bello! La vita, dono di Dio, è progettata per un grande upgrade. Siamo chiamati a diventare figli nel Figlio, a partecipare alla divina natura mediante il Cristo. Questo si realizza con il battesimo. Gesù disse a Nicodemo: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Nonna, dai, raccontami del mio battesimo. Certo, con piacere. Devi sapere che in ogni bambino che riceve il battesimo, Dio rinnova la sua amicizia con tutti gli uomini. È un segno fra il cielo e la terra, come un bellissimo arcobaleno. Tu sai che la vita è il primo dono che Dio fa a tutti. Con il battesimo Dio ci unisce più fortemente a sé, ci rende perfettamente suoi figli, fratelli di Gesù e Tempio dello Spirito Santo. Anche a te il giorno del battesimo è stata versata l'acqua sulla fronte e mi ricordo che frignavi pure un po'. L'acqua, come sai, non solo lava e toglie le macchie, ma è anche fonte di vita. Papà Carlo poi ha acceso la candela al cero pasquale e ti ha avvicinato a te la luce di Gesù, per essere anche tu luce per il mondo. Non a caso porti questo splendido nome. Sì, infatti, sembra proprio una fiamma accesa che illumina e riscalda, vero? Sì, infatti, non è uno scherzo. Ognuno di noi porta la luce di Gesù nel mondo, lì dove si trova. A scuola con i compagni, al lavoro, in famiglia.
e ricordo che quel giorno tu indossavi una veste bianca bellissima, simbolo dell'uomo nuovo creato da Dio. E anche tu, come tutti, hai ricevuto in fronte il segno di croce con l'olio. Porteremo per sempre questo segno indelebile che dice che Dio ci ha scelti, ci ha resi forti, perché Gesù è sempre con noi, pronto ad aiutarci, a sostenerci e a proteggerci. Sai, nonna, anche la nostra catechista ha già parlato del battesimo e ci ha dato questa scheda con tutti i simboli, acqua, luce, olio, veste bianche e fatà. Brava, Luce, sei sempre bravissima, sempre precisissima. Poi è bello che conservi le schede che ti ha dato la catechista, perché mi ricordo che anche io, quando ero piccola, il sacerdote ci regalava delle figurine, dei santini. Non facevamo la raccolta dei divi o dei calciatori. Però io ogni tanto nel cassetto del mio camerino prendevo questi santini e li guardavo e immaginavo tutta la loro storia. Ma poi, senti, ti domando una cosa. Che cosa ricordi tu di quello che ti ha spiegato la catechista sul battesimo? Dimmi, dimmi tutto. Ma guarda, nonna, ricordo tutto, ma solo una cosa mi è sembrata difficile, che il battesimo ci rende tutti fratelli. Nonna, è tutto bellissimo, ma su questo punto proprio non sono d'accordo. Tutti fratelli? Ma scherzi? Io dovrei avere come fratelli e sorelle le mie amiche che mi escludono o il professore che ce l'ha con me? Anche a me bastano Anna e Andrea, non voglio nessun altro. Amare i fratelli con lo stesso amore con cui Gesù ha amato i suoi è la condizione necessaria per essere suoi testimoni. Prego perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. No, Luce, non mi sono spiegata tanto bene. Però adesso ti trovo la persona che te lo sa spiegare bene. Chiamo Don Massimo. Pronto? Pronto? Ciao, Don Massimo. Allora Gisa, ciao, come va? Come stai? Dimmi, dimmi pure. Scusa, sto facendo tardi alle prove di canto. Siete già tutti lì? No, no, tranquilla, sono arrivati in pochi e io penso che inizieremo tra mezz'ora, grosso modo. E io intanto sto facendo le fotocopie per i canti per domenica, per la messa. Sì, va bene, allora approfitto per chiederti una cortesia. Mi dai un aiuto? Io sto qui con le mie nipoti e praticamente mi stanno facendo il terzo grado sul battesimo. E non ci troviamo tanto d'accordo sulla questione della fratellanza, dell'essere tutti fratelli. Capisco che oggi spiegare la fratellanza universale non è facile. Ecco perché Papa Francesco tutti i giorni ne parla. Mi sapresti aiutare? Sì, è vero, ne parla spesso il Papa, ma sai, prima di lui Gesù l'ha detto nell'ultima cena, il Giovedì Santo, è il suo sogno, cioè che tutti siano una cosa sola. Quindi il tema del fratellanza universale è un tema molto attuale. Il Papa proprio ha scritto un'enciclica su questo e devi sapere che lui vuole che noi, tutti quanti, l'umanità intera, si riscopra veramente come fratelli. Lui fa riferimento soprattutto al racconto del buon samaritano. Ecco, il Papa vuole che noi ci fermiamo, siamo prossimi, proprio degli ultimi, proprio di quelli che hanno più bisogno di aiuto. E solo così potremo riscoprirci fratelli. In questo senso, allora, ti consiglio anche di andare a vedere l'intervista che lui ha fatto proprio per la trasmissione televisiva Il mondo che vorrei. E penso che ti può essere utile, anche i tuoi nipoti saranno contenti di ascoltarlo. Ah, senti, però adesso devo andare via, ti devo salutare. Ci vediamo alla prossima. Grazie Don Massimo, sempre gentile. Ciao, più tardi. Grazie, ciao, buona giornata. Ah, infatti nonna, Papa Francesco ha fatto di recente un'intervista in TV e la professoressa religione ce ne ha parlato a scuola. E tu, se vuoi rivederlo e riascoltarla, te la cerco da YouTube. Magari, Luce, sarebbe bellissimo. Oggi con questi strumenti sapete fare di tutto. A volte esagerate pure un po',
però almeno questa volta...